Eccoci qui, quarta puntata del Tavolo delle Magie del Prof. Anche oggi giochiamo tra amici su Spell Table. In particolare oggi abbiamo nuovamente Baldo come ospite, ma su grande richiesta, prima di cominciare a giocare, di vedere con cosa Baldo proverà a sconfiggerci quest'oggi, vediamo il mazzo che porto. Metteremo in descrizione del video sia la mia lista che la lista di Enrico e con Enrico a fine partita sentiremo da parte sua un due commenti sul suo mazzo, su pregi, difetti, su come funziona, su come spera che vada. Ma intanto facciamo una rapida analisi del mio mazzo. Il mazzo che porto oggi, come vedrete, è abbastanza base, è un archetipo noto, però a cui ho voluto apportare alcune modifiche e vediamo se renderanno. Cominciamo con un po' di foreste. Seguono dei Tree of Tales, e fin qua tutto non si sa cos'è, e papà, scopriamo che è un trono, è un Urzatron. Quindi sicuramente abbiamo i set completi delle terre di Urza, 4 Power Plant, 4 Urza's Mine e 4 Urza's Tower. Per chi fosse super neofita del formato o di Magic in generale, le terre di Urza sono terre che danno un mana incolore, ma se si controlla tutto il set, ovvero almeno una miniera, almeno un Power Plant e almeno una torre, miniera Power Plant producono 2 mana e la torre produce 3. Quindi, come dice Teo, i giocatori di Tron sono quelli che non sanno contare perché 1 più 1 più 1 fa 7. Quindi, 7 di trono. Dopodiché, noi vediamo che il set di terra è questo: mono verde. È un trono mono verde, mono green. Perché? Perché gioco creaturone grosse. E il taglio che ho voluto dare a questo mazzo è il taglio Cascade. E ho visto giocando Tron in passato che un problema del mazzo è rimanere con poca roba in mano a un certo punto. E riesco o per pescare le terre, ma non ho appunto qualcosa poi di impattante da calare. Ho pensato che cascando, quindi quando giochi questa magia, rivela carta della cima del grimorio finché riveli una carta magia con un costo inferiore e la lanci gratis. In questo modo comincio ad avere un po' di vantaggio carte sul board. Quindi gioco 4 Altisauri, che sono dei 6-5 Reach Travolgere con Cascade, e gioco 4 Maelstrom Colossus. I Maelstrom Colossus sono dei golem 7-7 che non fanno niente se non cascare. Costano 8, quindi tecnicamente è possibile tentare la sculata divina. Gioco golem a costa 8, casca su Altisauro a costa 7, che casca su qualcos'altro. Mai nella vita, però. A questo punto, anzi, questi li vediamo dopo. A questo punto, che cosa giochiamo? Giochiamo dei ciccioni classici. Quindi, Ulamog Crusher 8-8, attacca ogni turno se possibile, annichilire 2. Ogni volta che attacca, l'avversario deve sacrificare 2 permanenti. Può scegliere lui, ma è comunque un dito nel. Seguono le giuntatrici di Spaccaossa. Costo 7, 1-1. Quando entra in gioco, metto in gioco due pedine golem 3-3 e tutti i golem hanno travolgere. Di suo non è una carta fortissima, però riempie il board con tre creature, due delle quali di 3-3 travolgere, e ha il bonus che rende travolgente i miei Maelstrom Colossus. Poi, obbligatorio, Predatore di Fangren. Sia perché avremo degli artefatti che vanno in cimitero, sia perché è facile che l'avversario abbia artefatti che vanno in cimitero, penso un Affinity, ma non solo. E poi ho un altro mezzo ciccione che ha un ruolo ambivalente, che è il Wurm della pianta di fagioli. Il Wurm della pianta di fagioli è un 5-4 Reach, intanto libero un po' il campo qua, è un 5-4 Reach che costa 5, ma in più
ha l'avventura a piantare i fagioli. Posso giocare a tradizionale in questo turno. Sostituisce sostanzialmente quello che era l'explore nei Tron verdi monogi più classici, no? Explore, stesso costo di mana di questa avventura, metto in gioco terra addizionale e pesco una carta. Qui è come se la carta che ho pescato fosse un 5-4 Reach che costa 5. Non male, ho pensato di tenere questi. Poi però aggiungo un set di Fierce Empath, un elfo 1-1 che costa 3. Quando entra in gioco, cerco nel grimorio una creatura che costa 6 o più. Il che vuol dire che ogni copia di questi Fierce Empath, quando entra in gioco, può essere l'equivalente, può essere un tutore per una qualsiasi delle mie creature. Quindi, a seconda di quello di cui posso avere bisogno, posso scegliere il tutoraggio. E quindi qui siamo per il comparto creature. Ora, trono non si costruisce da solo, o meglio, a volte si va di trono servito, ma a quel punto sono quelle partite in cui ci si sente illuminati da luce divina. E quindi il trono va cercato, quindi abbiamo due Crop Rotation e quattro Expedition Map. Crop Rotation, istantaneo, sacrifico una terra e metto in gioco una terra dal grimorio. Expedition Map lo sacrifico pagando 2 mana e cerco il grimorio per una terra e me la metto in mano. Tutti e due perfetti per andare a costruirsi il trono. Poi abbiamo il reparto filtrini, quindi come aggiustare il colore che serve. L'altisauro vuole 2 mana verdi, è vero che monto 8 terre che danno mana verde, ma sono solo 8. Allora usiamo le stele cromatiche, che in più quando le utilizzo per filtrare pesco una carta e mi vanno bene per il Fangren. Utilizzo gli Energy Refractor che si ciclano da soli, 2 mana entra in gioco, pesco una carta e poi posso pagare 2 mana per avere 1 mana di un colore qualsiasi, quindi posso fare anche multiplo mana colorato finché ho abbastanza mana, ma l'obiettivo è avere abbastanza mana. E poi gioco 2 Network Terminal, dei sassi a costo 3 che mi danno mana di qualsiasi colore, quindi questi qua vanno bene anche poi in generale per rampare, e uno tappo un altro artefatto, pesco una, scarto una. Quindi se sono con una mano che non mi serve o questi in gioco e non ho niente da giocare, posso tapparmi gli Energy Refractor o le stelle cromatiche per pescare una e scartare una. Quindi hanno questa doppia valenza di filtro per il mana e filtro per la mano. Chiudo, perché siamo a 57, con 3 paci momentanee. Paci momentanee perché i mazzi Tron hanno sempre questa sofferenza un po' verso i mazzi agro, perché prima del terzo o quarto turno è difficile che facciano obiettivamente qualcosa che non sia cercare carte per il Tron. E quindi avere la possibilità di stallare un attimo, o anche magari io gioco le mie creature grosse, ma devo aspettare il turno dopo per attaccare e intanto sono pressato, le patch momentanee mi possono venire in aiuto, sia perché mi possono risalvare 2 turni di combat, sia perché qualora per sfortuna andassi a castarle in modalità cascade sarebbero sprecate, ma dal cimitero sarebbero ancora castabili. Quindi il cascade non me le fa buttare completamente via, ma me le rende comunque utilizzabili almeno una volta. Bene, questo è il mazzo con cui vado a giocare. Per la side ne parliamo dopo game 1. Andiamo, andiamo. Inizio proprio di presentazione. Cosa sono tutte quelle pedine? È tutto cibo. Tutto cibo. Che siamo a Natale, siamo qua. Il pranzo di Natale vi voglio offrire. Ah, non è. No, non so cosa pensare, cosa aspettarmi. Vabbè, niente, comincia a mescolare, Baldo Baldissimo. Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Tiro fuori anch'io le mie pedine, metti caso che mi serviranno. Pronostico queste pedine. Sì, ma io non te le faccio vedere, sono tutte segrete queste pedine. Quando le vedrai sarà troppo tardi. Non ho preso il dado. Aspetta, aspetta, ce l'ho qua, ce l'ho qua. Tu hai un dado a mano? Io ho un dado a portata di mano, sì. Perfetto. Ovviamente è vincolante andare al più medio. Certamente.
Io ho fatto un 15, un onestissimo 15. Io ho fatto un 4 e pertanto vincerà il tuo 15. Sì, di poco. Anche se di solito 15-4 è grande distanza. Eh no, al più medio non è così. Non si sa mai. Erano lì e lì. Bene. Allora, mescolare bene, che prima, giusto for fun, mi sono tirato fuori un due mani iniziali, facevano cagarissimo. Oh mio Dio, ma che... Mazzo, parliamone. Non è che posso mulligare a 4 ogni volta, eh. Sono mica David. Ai mazzi piace farlo, hanno ansia da prestazione. Esatto. Sono come le scale di Hogwarts, a loro piace cambiare. Piace cambiare, sì. Bene. Qua così. Anch'io. Vediamo cosa ti dico. Allora, io ti direi che per me potrebbe essere un keep. Ti dirò anche per me altrettanto. Hola. Allora cominciamo subito così in carriera. E io comincerò con una Urza's Power Plant, seguito da Stella Cromatica. Stella Cromatica tutti la conoscono, sì. Spero, perché insomma, uno tap sacrifica, mi dà mana di qualsiasi colore, quando va in cimitero, per qualsiasi motivo, mi fa pescare una carta. Perché non mi si è abilitata la barra per il cambio? Faccio io. Fai tu. Okay. Io invece pesco. E giocherò un pantano infestato, tappato, e una palude foresta. È una palude foresta, sì, Haunted Mire, giusto? Sì. Proprio lei. Pesco. Giocherò miniera di Urza, quindi siamo a 2 su 3. È stato un keep. Sì, perché? Energy Refractor. Quindi entra in gioco, pesco una carta e pagando 2 mana in colore mi darà un mana di qualsiasi colore. Un filtrino costoso, ma per i troni dice chi se ne frega, secondo me. Il mana non è un problema. Ok, vai. Ok, stop, pesco. Cercherò una foresta. E giocherò una Ichor Wellspring, quindi artefatto, quando entra in gioco viene messo in un cimitero, a campo di battaglia pesco una carta. Sì, ormai è una staple totale per il pauper. E passo il turno così, sperando di non vedere torre, suppongo. Mancherebbe solo torre, esatto. Diciamo questa torre di Urza, volevi questa qui. Certamente. E allora, io farò 3 mana per giocare una Network Terminal. È un artefatto, costa 3, un sasso, che tap mi dà un mana di qualsiasi colore, ma anche uno tappo un altro artefatto che controllo, pesco una, scarto una, quindi mi serve anche per filtrare un po' le carte. E direi che puoi passare, non siamo in urgenza. Ok, direi di... We are not in male. Stappo, pesco. Io direi che per 2 mani non volentino, però sì, la facciamo subito. Transazione dell'ineluttabile, come costo addizionale per lanciare questa istantaneo sacrifico un artefatto o una creatura, guadagno punti vita pari al valore di mana del permanente sacrificato e pesco 2 carte. Però prima si innesca l'effetto di morte della sorgente, quindi pesco una da quella, poi pesco 2 e mi curo di 2. Esatto, curarti, eri già 20, cosa ti curi? Guadagni, vai oltre. Sai che non ho mai saputo come si chiamava il Reckoner's Bargain in italiano. Assolutamente. Giocherò a Wooded Ridgeland, che è una foresta montagna. Ti piacciono i tipi di terra base, quindi. Esatto, invece tipo foresta. Ok. Tutto andrei chiaro. In discard e scarterò un muffoso. E un 1-1 con legame vitale. Posso pagare un mana e sacrificare un'altra creatura artefatto e gli metto un segnalino +1/+1 sopra. E scarterò anche questi elfi dei boschi. Che quando entrano in gioco posso cercare una carta foresta da mazzo e metterla. Di battaglia e passo. Me le ricordo dagli anni 90 quelli. Un po' più loro.
Ok. Sono invecchiati bene. Pesco. Direi foresta. Facciamo un verde. Poi prendo due mana in colore. Uno dei due lo converto in verde con la stella cromatica e pesco una. Un verde, un ver ho due verdi e uno in colore. Tiro su altri 5 in colore, quindi ho due verdi più 6. Con due verdi più 5 vado a fare un altisauro. Quindi Ok. 6-5, raggiungere, travolgere, cascade. Quindi vado a rivelare carte dalla cima del grimorio finché non rivelo una carta magia con costo di mana inferiore e la gioco gratis. È uscito un Fierce Empath, un empatico spietato. Le altre vanno in fondo. L'empatico spietato è 1-1-1 che quando entra in gioco mi consente di andare a cercare nel mio grimorio una creatura che costa 6 o più e mettermela in mano. E quindi prenderò un Maelstrom Colossus che è un golem 7-7 con cascade. Ok, intanto rimescolo. Ho ancora un mana flottante, con quel mana flottante giocherò una stella cromatica. E a te. Ok, board importante. Giocherò un famiglio del calderone Ok, penso di sapere cosa quando fa, ma ricordamelo. 1-1 quando entra in gioco ogni avversario perde una vita e io guadagno una vita Ok, me la segno subito. e posso sacrificare un cibo in qualsiasi momento e lui lo faccio tornare dal cimitero al campo di battaglia. Ok. Considerato quanti cibetti ho visto prima in previo. Poi, dai che tu sai cose brutte. Pensiamo un po'. Con due mana farò un sapere della natura. La stregoneria, passo in rassegna grimorio per una carta foresta, la metto in gioco e poi rimescolo. Ok. La carta foresta che scelgo è Casetta di pan di zenzero. Oh, che carina. Visto che hai già tre foreste, entra in gioco stappata e crei una pedina civetto. Esattamente. Eccola qui. Alla fine, quando facciamo discussione anche sul tuo mazzo, vorrò sapere se non sarà già uscita nel frattempo, se usi anche l'Equirion Ranger per riprenderla in mano. Chi lo saprà mai? Chi lo saprà mai? Terra di turno non l'ho ancora fatto, giocherò un mortificio volgare e riprenderò la Ah, casetta e poi capito. passo il turno. Ok, mi riprendo la cam, stappo, Sì. Lo molto bello è pesco. che d'altra parte ci sono i mostri. Sì. Allora, in questo mazzo io devo prima attaccare. Quindi Altisauro va nella red zone e swingerebbe per 6. Io prenderei 6 danni. Mi sembra giusto. A questo punto 3, 4, 5, 6, 7, 8 mana. Giocherò il Maelstrom Colossus, quindi è un 7-7 plain vanilla, se non fosse che mi fa cascade. Cascade su Altisauro. Questo è un po' da botta di deretano.
gioco al... diciamo, scherzo al tisauro. Gioco al tisauro e Cascade. Cascade su Moments Peace, che questo è il motivo per cui prima attacco e poi casco, perché usando le facce momentanee io adesso sarei, non potrei più attaccare, cioè potrei puoi farlo. Puoi scegliere di non farla, quindi la rimetti in fondo e basta. No, perché mi fa comodo farla adesso, perché non ha impatto sul mio gioco ed è in cimitero e la posso flashbackare. Uso okay, queste invece di altre perché in cimitero le, adesso comunque non è buttata via, semplicemente mi foga un turno solo invece che due. E questo così il Fierce Empath che sta qua, Fierce Empath su cui anche una funny story, ma la racconteremo dopo. E direi che possiamo andare, vai pure. È un tutto pesco, ok, per 4 mana di cui io non ero faremo un Mirkwood Bat, sono i pipistrelli di Lord of the Ring, 2-3 volante, quando creo o sacrifico una pedina ogni avversario perde un punto vita. Ah, è così che tu vuoi uccidermi. La mia faccia momentanea sembra molto meno importante adesso. Esatto, corretto. Ne giocherò una inaspettata casetta di pan di zenzero. E io perderò un punto vita. Corretto, io faccio un'altra pedina cibo. E poi con due mana giocherò un altro mupposo. Ok. 1-1 con legame vitale che mi permette di sacrificare creature e artefatti per farlo diventare sempre più grande. Perfetto. Una sorta di mangiacarogne e lifelink. Che usa anche le pedine. E costa, purtroppo costa mana, ti va la verità. Vabbè, sì, ma che ancora, cosa vuoi ancora? Che te le paghi lui il mana. Il caffè. Sacrifica un food, ti dà un mana e... ok, passi, perfetto. Sì. Allora, stappo, 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 stappo. Pesco. Allora, giocherò una Urza's Power Plant. Quindi altri due mana on the field. E faremo un verde più 5 Fangrel Marauder. Il Fangrel Marauder, l'incubo degli artefatti, in questo caso anche dei cibetti. Quando un artefatto... sì, questo potrebbe chiudere la partita. Pardon, sì, prego, spiega. Sì, sì. Quando... è un 5-5, già il suo è bello grosso. Quando un artefatto viene messo in cimitero dal gioco, guadagno 5 punti vita, che sono tanti. Il fatto che sia in campo potrebbe chiudere, perché ogni cibetto che sacrifichi mi deregali in realtà 5 punti vita. È vero. Vorrei vedere anche i miei. Dopodiché io andrò in combat con il 7-7 e i 2-6-5 travolgere. Certo, io metterò il famiglio calderone davanti al vanillone. Sì. Prima dei danni lo... No, niente. Prenderei 12 danni dagli altisauri, andrei a 5. Sì. E poi sta a te, non ho altro da fare. Mi sento già abbastanza in colpa così. Io farei semplicemente, mi sacrifico un cibo per attivare l'abilità del famiglio. Sì. Quindi perderei un'altra vita. Sì. Però guadagnato però il guadagnato famiglio 5. Calderone, te ne tolgo un'altra e mi curo di uno. Perfetto. Vai, vado, sta. Pesco, sto non gestire queste cose. Ah, ma tu ne hai guardato di 5 nel sì, frattempo. Sì, sì, sono 21. Sì, potrei fare anche un altro Mirkwood Bat, però qua a punto è un po' un problema. Posso tappare per un verde e fare una Quirion Ranger, l'hai vista? Ah, le chiamate ci sono. Sì. Riprendermi la foresta in mano, stappare qualcosa, rigiocare continuamente questa casetta per fare pedine che ti drainano di due ogni volta che entrano. Però sinceramente con un board del genere io faccio la fossa del granchio. Guarda,
Dire che ho sculato è poco, perché Maelstrom Colossus su Altisauro e Fangren in mano contro un mazzo pedini artefatti, insomma, dai. Mi ferma un po' quanto. Mentre mescoliamo, ti racconto la storia del Sì. Fierce Empath, perché praticamente stavo pensando di fare questo Gruul Stompi, scusa Gruul, no, è questo trono Mono-G Stompi, perché mi è piaciuto molto quando me lo sono visto giocare contro un paio di volte ai tornei. Io poi sai che come te c'è questa passione per il trono sotto sotto che perdura. Ho detto, però scusa, ma perché non si mette il Fierce Empath? Alla fin fine vedevo l'avversario che tante volte diceva spero di pescare l'Ulamog Crusher, beh, pescalo, mettine due copie del mazzo e quattro Fierce Empath e peschi quello che ti serve. Per esempio lo posso usare in questo, ne ho quattro nel mazzo, posso cercare l'Ulamog se devo slandare in qualche maniera o cercare di mettere pressione così, posso cercarmi il cascante, posso cercarmi il Marauder, no? Quindi un po' è versatile da questo punto di vista. Ah, devo sideare anche intanto mentre discuto. Anch'io. E quindi ho detto perfetto, metto i Fierce Empath. Non c'è problema, ce li ho. A questo punto sono andato nei miei book e non li trovo. Sai, non li uso tanto, magari li ho messi nella parte delle zone scrause. Niente, li ho messi nella parte di là. Niente, sono impazzito, io me li ricordavo, li ho usati in mazzi di chissà quanto tempo fa. Ho detto, vabbè, ce li ho, ma ce li ho sicuro. E invece niente, non li trovavo. Allora niente, li ho comprati. Li ho comprati, li avrò regalati a qualche parte, non ne ho idea. E invece no, erano in un piccolo comparto elfi. Perché avevo messo da parte degli elfi. E quindi li ho comprati, ora ho 4 Fierce Empath di un tipo e 4 di un altro. Quindi ho 8 Fierce Empath, carta che non ho mai usato nella vita, se non adesso. È proprio rimasto in Elfi dove ci azzecca poco naturalmente il Fierce Esatto, Empath di eh sì, non se suo. ne fa niente un mazzo elfi di un Fierce Empath, quindi è un elfo che non c'entra niente, che potrebbe non essere un elfo e nessuno si girerebbe indietro. Ho detto, beh, sei un elfo, ok, se vuoi. Ok, Game 1 è andato piuttosto bene. Perché è andato bene? Perché il mazzo è. No, ho avuto una fortuna sfacciata, ma speriamo che continui così. Quindi andiamo a sideare. Ma che cosa andiamo a sideare? Io direi che le pace momentanee non ci servono a niente. Vediamo che cosa abbiamo inside da mettere al posto di pace momentanee. Inside per questo mazzo ho due Pulse of Murasa, che mi fanno riprendere in mano una terra o una creatura dal cimitero e guadagnare 6 punti vita. Ho delle reliquie di Progenitus che mi servono per contro i cimiteri. Contro artefatti ho anche da restituire alla natura che distrugge un artefatto incantesimo o esilia una carta da un cimitero, quindi hanno questo ruolo ambivalente. Poi metto i Weather of the Storm, Weather the Storm. Ciao Teo. Poi sempre contro incantesimi Tranquility, quindi distruggiamo tutti gli incantesimi, cerchiamo di salvarci dagli aure e simili. Dopodiché ho aggiunto per mazzi che sono indifferenti ai miei attacchi per qualche motivo che mi stallano l'attacco delle torce di Kervec per cercare di sparare lo sparabile e pretoriani della coalizione. Di nuovo, le mie side sono la cosa che mi crea più dubbi perché ho pensato, inizialmente la side originale montava dei cicli di protezione dal rosso contro i Barn, però ho pensato alla fin fine invece di contro Barn andare di Weather e evitare di essere arso vivo magari giocando un po' di pretoriani che sono fuori da molti sparetti. E quindi qualche danno me lo risparmiano. Ma ovviamente i pretoriani gli vanno bene un po' contro Barn, non sono eccellenti, però possono aiutare e vanno bene contro aure, quindi hanno questa doppia valenza in cui su aure vado a proteggermi completamente se riesco a giocarli. Bene, ora però contro Enrico cosa facciamo? Cosa facciamo contro Enrico? Non vedo niente di particolarmente utile.
Posso pensare che lui abbia qualche sistema per... Oddio, no, ce l'ha sicuramente. Non penso possa andare in loop infiniti con il gatto, il famiglio del calderone, però comunque il suo cimitero potrebbe diventare un problema da quel punto di vista. Potrebbe avere delle reiterazioni del cimitero che potrebbero farmi male. Quindi farò così. Visto che sono tre reliquie dentro, tre patch momentanee fuori. E vediamo così. Bene. Ok, Io ci sono e game inizierei per 2, game primo. 2, comincerà il buon Baldo. Vediamo se vengo graziato nuovamente con una mano tenibile o temibile. La mia mano sarebbe veramente tenibile, ma purtroppo una terra sola non è Io tenibile. avevo ben due terre, ma due foreste, che per un trono non è proprio un buon punto da cui iniziare. Quindi ti seguo nel mulligan. Siamo un po' più pari. Nell'altra partita non avevo trono servito, però avevo due terre di trono. Una foresta, che comunque così mana verde ce l'avevo di base, e una stella cromatica. Ho detto, tempo che gioco le tre terre e pesco di cromatica, mi uscirà o un cercaterre o qualcosa, quindi E speravo poi hai di... fatto trono di terzo, E quindi poi avevo l'ho cioè, avevi un mazzo già pescata! completo, E poi l'ho mi incazzo pescata! ancora di più adesso. Non posso tenere neanche questa mano qua. Vai tranquillo perché io sono con due foreste esattamente come prima. Ok, vado della diretta, ti partono lo devo munire a 3 o a 4 Esatto. e vedrai. Quindi andiamo a 5 adesso. Sì. Comincerò a non avere più carte in mano in cui giocare. Top deckarsi col trono non è la cosa più bella. No, storicamente. Ricordo una volta a Trieste contro David, ho mulligato a 5 con troll e gli ho fatto il trono poi di terzo. Sì. Poche parole possono descrivere quanto abbia rosicato quell'uomo. Poi ci ha perso al time, all'ultimo turno del time ha perso. Chissà perché l'ultimo. Mai è successo l'ultimo turno però, è una cosa No, strana. no, no, tendo a finire le mie partite molto velocemente, è stato un caso. A me invece è capitato dopo un mulligan così di avere effettivamente la possibilità di andare a trono il terzo turno. A quel punto ho finito le carte in mano e con i miei tanti mana non avevo niente da fare. Quindi ho detto bene, ottimo. E mi toccherà tenerla questa, volente o Anche a me nolente. tocca tenerla veramente, non voglio andare sotto. Metto giù queste due. E vado. Vai pure. E inizierò con la tristissima casetta tappata, Ah. che siccome non ho le tre foreste, altre tre foreste non fanno neanche i cibi. Passo. Vabbè, ma avrà tempo di rifarsi. Pesco. Albero dei racconti. La terra artefatto verde. E giocherò Expedition Map. Vai. Expedition Map, due tap, sacrifica. E vado a prendere una terra e me la metto in mano. Una terra Sai che mi qualsiasi. piace? È un mortificio volgare, quindi entro, vedi, ci sono Oh. due casette in mano per il Esatto. futuro. E Ma passo. non è una foresta il mortificio volgare, quindi No. non aiuta la tua casetta a far cibo. Allora, pesco. Albero dei racconti. Queste sono le mie terre iniziali di mano, vedi? Sto giocando Sto giocando Affinity in realtà. Ho saidato dentro 60 carte di Affinity. Affinity. Esatto. Sta più una terra Feranella adesso. Esatto. E farò stella cromatica, così è gratis la ranella. E farò una reliquia, Relic of Progenitus. Questa ti posso costringere a esiliare una carta dal tuo cimitero, oppure
esilio la reliquia pagando un mana e esilio tutti i cimiteri e pesco una carta. Vai. Esco, giocherò una foresta e per 3 mana giocherò una lama notturna di Nadir. Che cos'è? È un elfo guerriero 1-3. Quando una mia pedina lascia il campo di battaglia, ogni avversario perde un punto vita e io guadagno un punto vita. E passo il turno. Credo di percepire il Il suo funzionamento del pattern è un mazzo. Sì, tema. esatto. Ah, miseriaccia. Allora, io sacrificherò l'Expedition Map per andare a prendermi una terra. E sarà un power plant e la giocherò come terra del turno. A questo punto giocherò un'altra reliquia del progenitore Va bene. e vai. Questi gattini non sanno da fare. Insomma, se cambia le cose. Allora, per un mana verde farò il ciclo terra di questo ente generoso e andrò prendermi 5-7 subito. reach, ciclo foresta. Quando Sì, entra in gioco pardon. fa una pedina 5. Esatto, 5-7 raggiungere ci sta contro di te, però Sì. finché ho solo terre Vabbè, lo dai. userò È per scartarlo e cercare una carta foresta aggiungere in mano, che sarà fatto sempre apposta. importante. Early game fa una cosa, late game fa un'altra. È il bello delle carte versatili. E giocherò questo pantano come terra di turno. Perfetto. Poi con il mortificio io lo Sì. tappo per attingere un verde e un nero. Con il verde farò un Aquilion Ranger. Ah, potevo attaccarti prima, pazienza. Perché se cambi fase perdi mana nero. Quindi un nero flottante, attivo la sua abilità, sta però l'Aquilion Sì. Ranger stessa per riprendermi in mano la foresta. Ah no, perché ho già giocato il pantano, pardon. Non serve. Non sarebbe. Ecco, magari lo farò un Famiglia del Calderone, allora dai, facciamo Va così. Quindi bene. perderai un punto vita e io mi curo di uno. Poi vado in combattimento e ti attacco con lei una 1-3. Un danno, vado a 18. Passo. Prima che passi, tappo reliquia, esilio una carta dal tuo cimitero. Io scelgo se Scegli permetti, non tu esiliarmi. purtroppo, sì. Non posso neanche bersagliare, posso scegliere quale delle tue carte farti esiliare. Vabbè, pesco. Allora, facciamo così. Uno in colore più uno. Energy Refractor. E quindi pesco una carta. Terra del turno, Torre di Urza. Tappo Albero dei Racconti per un mana verde, con il quale casterò Crop Rotation. Istantaneo, come costruzione sacrifico una terra, sacrifico l'Albero dei Racconti. Passo sino al Grimorio, per una carta terra la metto in gioco. E quindi metto in gioco la mia miniera di Urza, questo va in cimitero. Ho chiuso trono con una carta in mano, e di cui però al momento non me ne faccio nulla, quindi vai. Sappi però che sono molto minaccioso. Di nuovo Maelstrom into Altisauro probabilmente. Pesco. Allora io direi che senza indugi andrò in combattimento Sì. e ti sterzerò 3 grassissimi danni. Tutti qua. Poi io proverò a fare un
Matrix 2, una triste disputa sul gattino. Ok. Come costituzionale è un'istantanea, come costituzionale devo sacrificarmi un artefatto o una creatura, pesco due carte e creo una pedina, Ok, tesoro. allora fermo lì un secondo. Tu come costo paghi 2 e sacrifichi il gatto. Va in pila Fatto. la disputa. Ok? E succede, sì. Bene. In risposta alla disputa, esilia una carta dal tuo cimitero. The cat is out of the bag, Perfetto. esatto. Ora Quanto puoi ti svolgere la credi? disputa. E Disputa risolve, io esco due carte. fai un Creo. tesoro. Tesoro. Devo perdere punti vita, devo fare qualcosa. No, no, quando un gatto muore non si vede niente. E l'elfo cosa faceva quando invece sacrifica una pedina? Ah, Quando la mia pedina lascia il campo di ok, quindi battaglia. se userai il tesoro perderò un punto vita. E intendo farlo, proprio perderai un punto vita, io mi curo di uno Sì. e giocherò una seconda Adiras Nightblade. Perfetto. Poi cambierebbe niente. Mi stapperò la facciatore della foresta Sì. in mano e per stappare lei e giocare alla foresta di turno e poi andare. Allora, prima che passi, l'altra reliquia ti rimuove una carta dal cimitero. Grazie. Stappo. Ho una carta in mano, pesco, ho due carte in mano. Tre mana. Uno per giocare e due per sacrificare un Expedition Map, così vado a prendermi un'altra Torre di Urza e la gioco come terra del turno. Un po' di male, vedo. Sì. A questo punto potrei fare due mana, di cui uno verde usando la stella cromatica. Quindi ho uno verde e uno in colore. Pesco. Due mana in colore per un Energy Refractor. Pesco. Ancora un verde più uno. Un verde più uno. Con il più uno sacrifico la reliquia. Tutti esiliamo il nostro cimitero. A te non cambia drasticamente la situazione. Però pesco una carta. E a questo punto puoi andare. Per Ho adesso un po' durdlato. è corretto, Ecco. hai assaggiato il vero potere, non puoi Sì. tornare indietro. Che sfortuna. Gli entrerò in combat. Attacco per 3. Poi giocherò la tristezza che si è tappata di Pino. Sì. È molto difficile che passo così. Pericoloso Però passare pian con piano ci stiamo arrivando con gli 1-1. È che lo allora fai un fangare Marauder e poi. e poi tutti a casa. Allora 3, 6, 8 mana, direi Maelstrom Colossus. Quindi vado a cascare. Casco su un Fierce Empath. Quindi vado a prendermi Prenderò un Fangren Marauder e me lo metto in Certo. mano.
Io ho ancora 3 mana. Vediamo se ho qualcosa da fare per 3 mana. In realtà sì, un verde più 2, mi ho dimenticato, ma io ho in mano un Fierce Empath. Quindi vado nel Grimorio, che ho già in mano, e mi recupero. Mi recupero un Ulamog Crusher, già che ci siamo. Lo tengo in mano e poi passo. Ah. Sì, va bene. Giocherò un'altra casetta di pane in zenzero. E Questa questa volta volta faccio la pedina a funziona. cibo. Quasi quasi faccio anche un tremare un elfo di boschi. Sì. Un'altra Con casetta. elfo andrò a prendere un'altra casetta di pan di zenzero, che significa un altro cibo. Però la terra del turno l'hai già giocata, no? Entra in gioco la. Certo. Ah, la mette in Sì. gioco. Oh, che figo, che figo! Bravo, Fa ottimo. proprio sapere della natura su una carta quando fai Eh sì. Sì, RTB. sì, Pardon. sì, sì. Ottimo. Due cibi ci stanno benissimo. Però io guardo il tuo maestro, un Colossus, e dirò passo. Ora, a pensarci a posteriori, mi pento di aver preso l'Ulamog Crusher. Perché è una bellissima carta, eh? Ci Non sta è altro Fangirl tutto. Marauder, non è male. No, non è quello, ma stavo pensando di poter dare travolgere il mio Maelstrom Colossus. Potevo farlo già questo turno e quindi poteva essere carino, ma vabbè. Perché monto anche nel mazzo le Giuntatrici, che è una creatura che oltre a mettere in gioco dei golem fa sì che tutti i golem travolgono e lui è un golem, quindi beneficia di quella roba lì. Un verde più 5, Fangren Marauder. Ho giocato foresta del turno e andrò in combat con un colosso 7-7. Vorrei prendere 7 danni e andare a 15. Te lo concedo. E vai pure. A fine tuo turno, con 2 mana, il colosso e il Fangren Marauder spenderà un prostrare sui denti, distruggere, vuole distruggere una creatura non leggendaria bersaglio. Allora, fammi pensare una cosa. In risposta esilio la reliquia del Progenitus, che tanto non è che mi serve chissà che, ma aspetta, aspetta. Non la sacrifichi, No, non la anzi. Esatto, sacrifico perché non va mai in cimitero. Non passa per il cimitero sono e dei quindi può curi. stare lì. Può stare lì, non mi curo di niente. Ciao, predatore di Fangren. Bene. E sempre non trompio, con 2 mana rimanenti voglio fare transazione dell'ineluttabile su una pedina cibo. Giusto. Quindi Ma sacrificandola io, io se rimuovo te la 2 vite e mette. mi curo di 2. Fossi in te, la metterei in pila sul cast down. Sono contento così, guarda. Va bene, va bene. Puoi pescare due. E ti E perderai perdo 2 due vite punti anche. vita, certo, sì. Zero carte in mano, questa è la mia mano, Ah, sei ok, e top ora deckato. vado. Ok. Top deckati, top deckati. Vabbè, questa pesco. Con 2 mana farò un Hyper Wellspring. Va Andiamo a bene. passare. Sei simpatico. Tra il turno non l'ho ancora fatta. Tappo 4 mana per fare anche un Mirkwood Bat. Un po' di spazio in questo board ciccione. Tu e i tuoi Fierce Empath tappati sono degli 1-1 entrambi, Degli no? 1-1 che hanno già fatto il loro dovere. Entro in combat e attacco con Elfi dei Boschi 1-1 e le due Nadir Nightblade 1-3.
Beh, un Fierce Empath bloccherà gli elfi dei boschi per un trade e gli altri due danni me li subisco. Bene. Dopodiché, con l'effetto dell'Aquarius, stapperò una Adir's Nightblade. Pardon, metto in probabilità riprendendomi in mano una casetta. E dopo stappo una Adir's Nightblade. E la metà di turno sarà una casetta di Pan Però le stappate Intended. entrambe le Le stappate entrambe. Sì, no, ecco. È mattina, è un po' No, non che, non, questo stanco. non cambierà drasticamente la situazione, perché non è che. Entrando la casetta produco un altro cibo e grazie ai pipistrelli perdi una vita. Dopodiché passo. Pesco. Allora, terra del turno. Terra del turno. Non sarai contento, ma forse avrai una risposta anche per questo. Fangren Marauder. In risposta a Fangren Marauder, Sì. vorrei pagare due mane e sacrificare un cibo per curarmi di tre vite. Esatto, prima che questo causi anche il mio, guadagnarne 5. Esatto, e facendolo inoltre non mi curo solo di tre, Sì. perché perderai una vita e mi curo di uno, perderai una vita e mi curo di uno e perderai una vita, quindi in totale perdi tre vite e io mi curo Oh, di sei, no di cinque, scusa. Mi pesantissimo. sono fatto il mio Fangren Marauder praticamente. Esatto. Entra il Fangren Marauder, suppongo. Sì. Ok. Dopodiché, 3, 4, 5, 6, 7 mana, un verde più 6. Gioco la giuntatrice di spaccaossa. Giuntatrice di spaccaossa, poi. Tra l'altro una arte alternativa, credo. Sì. Quando entra in gioco, metto in gioco due pedine golem 3-3. Che belle. E tutti i miei golem hanno travolgere. A questo punto entrerò in combat con il Maelstrom Colossus 7-7 Trample. Io non ho intenzione di bloccarlo. Giustamente. Tornerei a 15 vite. Esatto, mi piacerebbe poter sacrificare degli artefatti. Vorrei. No, pardon, 17. Ero 22. 22, sì. Quindi Meno ciao. 7, 15. Mi piacerebbe tanto sacrificare degli artefatti, perché ho il timore che sia finita qui. Vai. Speriamo. Tappo. Guarda, io non ho risposte, per cui tu gioca, se mi fai 3 danni è Pesco. finita. Io ho top deccato. Potrebbe si vendica dalla game di prima un Cauldron Familiar. Hola. Quindi io perdo uno, guadagno uno. Tu ci E perdo uno, tu guadagni sulla uno. carta tu non hai raggiungere o mana liberi o modi di seccare artefatti, ho un 2-3 volante qui. Oh, morto per 2-3 volante. Che brutta morte. ci sta, onestissimo. Adesso rimetto subito dentro le pace momentanee. Qualora non avessi avuto il top deck di gatto, comunque potevo bouncarmi la casetta e rigiocarla e avresti Esatto. perso la vita lo stesso. Sì. Dai, infatti. Va bene, game 2 non è andato bene come game 1, ma quasi, quasi, ci eravamo quasi. Cosa ci ha fatto male in game 2? Ci ha fatto male la rimozione. Ci ha fatto male la rimozione e invece non ho trovato chissà che utili le reliquie appena messe dentro. Però non le toglierei. Ah, sicuramente, nonostante sia stato attaccato più volte e quindi sia morto alla fine, sul finale proprio per combat, io comunque comincio a pensare che non valga comunque la pena rimettere dentro pace momentanea. Quindi queste rimangono fuori. Però lui ha il nero, ha removal, quindi sto guardando con cupidigia i miei Pulse of Murasa. Non per le terre, perché non mi slanda. Ma per le creature, ma ne ho davvero così tanto bisogno? Vi prendiamo una creatura dal cimitero? Insomma, è proprio per il removal quando capita. Facciamo così: tengo le reliquie dentro, ma ne tengo solo due. Fuori una reliquia che torna inside, dentro un Pulse of Murasa.
Vediamo se mi servirà, se mi salverà una da una removal. Game 3. Ok. Proviamoci, proviamo game 3, vediamo come va sto giro. Comunque le carte rosse non pervenute, questo Junk Food è un po' uno scam. Ah, ecco, vedi, non avrei mai detto che era un Junk Food, visto che è rosso. Ho visto solo, esatto, la terra... Per me era un Golgari Food. Allora, per me è un keep. Anche per me. Vado? Sì. Comincerò con centrale energetica di Urza e passo. E commenti vite anche. Ecco, vedi, io prima ho detto vado a 20, che sennò faccio brutta figura, e poi fisso secco. Io farò nel mio pantano infestato tappato e passo. Ecco, il bello di Spell Table è che ti dà quella sensazione del cartaceo in cui tutto sommato giochi le cose così, no? Senza... Allora, gioco Tree of Tales, poi un verde più uno e mando all'avventura il Wurm della pianta di fagioli. Bello. Di suo è un 5-4 raggiungere che costa 5, ma ha all'avventura piantare i fagioli per un verde più uno e mi dice posso giocare una terra addizionale in questo turno, e quindi io gioco un Urza's Mine in questo turno e lui è all'avventura, lo metto qua. Quando voglio posso pagare 5 e giocare il mio 5-4 Rich. Vai. Bellissimo. Faccio una terra e con due mani giocherò Sapere della Natura per cercare un'altra carta foresta e metterla sul campo di battaglia. È vero che citiamo tutti però qua il land drop, eh? Siamo dei dei furbacchioni. Casetta. Casetta, sì, mi piace la casetta. Ah. Non ho altro da fare. Non avevi tre foreste? No, perché il primo era una... No, ci vogliono tre altre foreste comunque. Ah, non giusto, potrei... giusto, la, come terza terra è impossibile. Allora, io non riesco a fare cose belle questo turno, ma neanche cose brutte. Cioè, non faccio neanche cose brutte. Anzi, no, riesco a fare. In realtà riesco a fare cose belle. Ma se tu non abbia una torre in mano. Non ho torre in mano. Però ho una crop rotation. Crop rotation sul Tree of Tales che se ne va, vado a cercare torre che entra in gioco stappata, rimescolo, a questo punto con la torre di Urza che mi dà 3 mana gioco una Network Terminal, l'artefatto che mi dà mana a qualsiasi colore e che pesco scarto. Con la Network Terminal che prendo un mana verde, più 4 mana in colore, 5-4 Reach, dall'avventura. Forte. Forte sì, devo dire che mi ha sorpreso. E passo. La carta che ecco qua, sempre nelle pile del Pau, perché qua a fianco mi l'ho recuperato il playset, poi... Ecco, guarda come ti piace già di più subito, proprio. No, molto carina come carta, però. Devo dire che io l'avevo un po' snobbata, non mi aveva entusiasmato tanto, e poi niente, sono stato convinto e ora sono felice. Felicio Baggins. Penso un secondo. Sì. E con un mana uso il ciclo terra, il ciclo foresta del generoso per prendere un'altra carta foresta e metterla in mano dal matto. Che sarà sempre una casetta di pan di zenzero. Sì. E gioco di turno. E che questo stavolta. Mi fa fare la pedina cibo. Ho trovato questa pedina cibo bellissima. Un
pane, marmellata, formaggio, Sì, salsicce, belle per il patate. cibo. Una colazione da hobbit proprio. Altre pedine di cibo sono testa di cinghiale o bananone. Bananone. Ma sai che io sono un Proprio fan del stamparsi le pedine con delle immagini carine. un'altra vecchia Oh. conoscenza, la notturna di Nadir e passo. Ok. Allora, io stappo. Pesco. Io ho 8 mana. Volevo dirtelo. Cosa costa 8 mana? Il Maelstrom Colossus. Vedi, io ho commesso un errore, avevo dovuto prima attaccare e poi farlo. Ah no, non corro più quel pericolo. Ho sideato auto e le pace momentanee, quindi non esiste un problema. Lo sapevo, per questo non me ne sono preoccupato. Fierce Empath. Direi che mi metterò in mano un Fangren Marauder. È un matchup proprio tosto questo. Come Però vedo. devo dire che verde stompi se non metti un Marauder dentro con tutto. In realtà è progettato contro gli Affinity, no? Alla fine o comunque tutti quelli che ciclano artefatti, in parte anche Kul Dota, no? Quando ogni artefatto che se ne va io guadagno 5, che è pesantissimo per un Barn. Quindi un po' c'è sempre il Fangren Marauder. Però puoi fare affidamento sul tuo nero, dai. Riuscirai a rimuoverlo. Sì, nel manto. Vado in combat con il 5-4 Reach. E io prendo 5 danni. Perfetto. A te. Strappo, pesco. E farò un Lembas. È Bello un Lembas. artefatto cibo. Quando Sì. entra in gioco, enfatizzo una, poi pesco una carta e posso pagare 2 mana e sacrificarlo proprio come una pedina cibo. Ma quando viene messo in un cimitero da campo di battaglia, poi lo rimescolo nel Sì. Grimorio. Esatto. E come dicono i Pauper Geddon, Lembas! E io pesco una carta. Farò una terra di turno. Ora, prima farò una disputa mortale sul mio Lembas. Finché puoi. Vai, vai. Faccio anche la pedina tesoro, pesco 2 carte, ma prima lui lo devo rimescolare nel Grimorio. Sì. Il Lembas non è una pedina, quindi io non perdo il punto vita da l'elfo. Esatto. Pesco 2. Ok, gioco come terra di turno una casetta di pan di zenzero. È pieno di casette di pan di zenzero. E devo passare il turno però. Quindi farò. Pesco. Allora, tu ti aspetti che io giochi un Marauder. È E possibile. potrebbe essere anche sensata come cosa, però io sono a 20 punti vita, il tuo mangiavita non è molto molto veloce, specialmente con un solo elfo giù, quindi io penso di avere ancora un po' di margine, quindi mi terrò in mano il mio Marauder e piuttosto andrò a ripetere il turno precedente, giocherò un altro Colossus. Expedition Map. Questa va bene, Sì, molto più tranquilla come cosa. no? Esatto. Però sappi che comunque ci sono un 5-4 Reach e un 7-7 Vanilla che stanno arrivando. E io vorrei, prima dei blocchi, fare un mana verde e un mana nero Sì. e perderei una vita e mi curo di uno avendo sacrificato il tesoro. Sì.
Candy Grapple, un Beanstalk Worm e un istantaneo che ha Bargain. Quando posso sacrificare un artefatto incantesimo o pedina quando la lancio e da -3/-3 una creatura bersaglio. Se invece ho fatto il Bargain, da -5/-5. Perderò anche una pedina cibo, quindi per dare -5/-5 il tuo Worm. Perfetto, E e ho io perso perdo un un cibo, punto tu perdi vita. un'altra vita Sì. e mi curo di uno. E poi c'è il 7-7. Che mi porterà a 10. Va bene. Vai pure. Ok. Oh. Per 2 mana fare una disputa sulla pedina cibo. Direi che puoi farlo, io perdo un punto vita e tu guadagni un punto vita e Esatto, peschi pesco altre due due, faccio carte. il tesoro. Quattro di turno farò un mortificio volgare e riprendo in mano la casetta tappata. Certo. Vuoi attaccare? Non ci tengo. Un'umana verde farò un Quilling Ranger. Con un'umana verde farò un altro Quilling Ranger. E con un'umana nero, spaccandomi il tesoro, per il quale tu perderai una vita e mi curo di uno, un Famiglia del Calderone. Stai Che quando entra, io stai farò di nuovo perdere una vita e mi curo apparecchiando. di uno. Stai apparecchiando. Esatto. Che è un che Prossimo. tra l'altro in un mazzo cibi ha senso. Ha una doppia valenza semantica. Apparecchi il board e apparecchi. Ho pescato. Allora, ora ti dirò perché non ho giocato il Fangren Marauder prima, ma ho giocato il Colosso, non solo perché ho detto ho tempo, voglio cascare, vediamo cosa viene fuori, ma Perché ho un perché altro splicer in mano. già, e vediamo se cosa mi conviene fare. Allora, intanto io spacco l'Expedition Map per una Torre di Urza che mana in più non disturba. Così poi io adesso rimescolo, poi con 3 mana gioco un altro Network Terminal e a questo punto con 2 mana più 5 che fanno in totale 7 mana di cui 2 verdi ma me ne basta uno, gioco una Spaccaossa, una giuntatrice, metto in gioco 2 Golem 3-3, ma soprattutto i miei 2 Maelstrom 7-7 adesso devo travolgere. E tu sei anche abbastanza tappato, io credo che andando dentro con 277 come minimo ti pulisco un po' il board. Un'assunzione corretta. Io metterò il Cauldron Familiar, pensando come non morire. Stai arrivando 14 danni, 14 no? danni trample, esatto. Davanti un Aquirion nel Cauldron Familiar e andrei a 1. E andresti a 1, esatto. E sta a te il turno. Sì, strappo. Vediamo adesso, non so che top deck può salvarmi, vediamo un po'. Sicuramente casetta di pan di zenzero per fare un cibo. Bene. Però non ho abbastanza mana, perché faccio il mio Angry Marauder. Però non posso
posso dire niente ai tuoi tramplanti con quello che ho in mano Sì. Sì, perché poi devo con guadagnare un po' di simpatia. punti vita, ma non sono mai Come abbastanza. ho parecchi chiavi a tavola adesso, quindi Sì. purtroppo sono Vabbè, indisponibile. sì. Io avendo visto in mano un colosso e un'aggiuntatrice, ho preferito aspettare per caricare e andare dentro di travolgere. Io ho dovuto fare remove sul. Ho Sì. ritenuto opportuno farlo sul beanstalk pure, se no mi stavi. Avresti tolto. Mi sta togliendo troppe vite, diciamo. Henry, quindi siamo arrivati alla fine. Parlaci un attimino del tuo mazzo. Metteremo ovviamente la lista nei commenti, nella descrizione del video. Quindi ci sarà la lista. Troverete sia la lista mia, come vi ho detto prima, e poi troverete la lista anche di Enrico. Dici cosa non abbiamo visto. Dici qualche giro che non è capitato di avere sotto mano, o comunque illustraci un pochino il mazzo. Ma no, semplicemente le cose che non sono saltate fuori, che poi sinceramente ho tolto non avendo cose piccole da appiccare o come vite. E lo splash di rosso è principalmente per le makeshift munition, questo incantesimo che permette di saccare artefatti o creature per sparare un danno a qualsiasi bersaglio. Inizialmente c'erano anche, in fase di work in progress questo mazzo, c'erano anche i Reckless Fireweaver che fanno un danno ogni avversario quando mentre un artefatto, e anche delle galvaniche che valuterò se quante metterne o meno, perché ho notato che non è che ho costantemente metallurgia attiva, è un istantaneo che fa due danni a un target qualunque, oppure 4 se ho 3 o più Sì, artefatti. perché in effetti tu non usando terra artefatto perché ti servono foreste, conti solo sulle pedine per avere metallurgia. Però a E volte non le è così pedine ti affidabile. servono anche mangiarle via per fare altre cose, quindi potrebbe effettivamente non esserci. Potresti convertirlo a Golgari alla fine. Pensavo di sì. Alla fine, rispetto alla tua domanda, avete, cioè, nel video si è visto un po' tutto quello che vuole fare, avere appunto giure Nadir's Knight, prendere Mirkwood Bath e il Cauldron Familiar, e fare questo gioco di drenare vite Sì. e rigiocare queste casette di panni zenzero con Quirrell Ranger, tutorarne tante e più o meno così, poi me li sacrifico con il Mufoso, anche l'Ingeneroso per avere un po' Eh sì, di riccio, un po' di grande, comunque, insomma, sì, più nel avanti. 5-7 è sempre bello averlo dentro, averlo in gioco, è una buonissima carta. Fondamentalmente sì, ha questo come remove le Candy Grapple, dei Cast Down, i Fangren Marauder, anche questi, quando poi Eh inizio a spammare beh, le no, pedine. partevano benissimo, sono un lusso. Il Fangren Marauder, come dicevo prima, nel verde, se tu hai artefatti che sacrifichi, li metti di main, se non ne hai, li metti di side, perché un mazzo artefatti te lo trovi sempre davanti, meno male. Sì, Ottimo. fondamentalmente il game plan appunto è questo, solo che il difetto che noto è che è lento nel sviluppare questo piano, probabilmente magari togliendo un colore giocherò una terra tappata in meno, vediamo un po' come gestirmela, però non credo che sulla carta sia con questo mazzo Ma siamo spinge. qui, siamo al tavolo delle magie del prof. Qui si giocano mazzi divertenti, che è bello provare a giocare. La prossima volta proviamo qualcos'altro di assolutamente out of meta e non competitive. Quindi va bene, è andata benissimo così. Bene, Assolutamente. grazie Enrico. Ci vediamo alla prossima. Tanto so già che sarai un ospite fisso qui. Volentierissimo, grazie prof. Ciao, ciao. Alla prossima.